Per i Digital Design Days avete organizzato un'installazione che indaga il rapporto tra algoritmo e spazio, tra l'altro scoprendo che poi l'utente e la sua personalità fa la differenza. Sì, allora abbiamo in realtà questa installazione, è vero che indaga questo ambito, però con l'utente al centro, come siamo abituati a progettare. Quindi abbiamo creato questa, diciamo, installazione per far riflettere le persone sulla possibile identità digitale, umana, appunto all'interno di un ambito diverso da quello a cui siamo abituati e quindi appunto un dominio digitale. E cosa succede? Cioè, cosa scopriamo e soprattutto che relazione c'è tra Soul Designer e questa installazione? Beh, la relazione è una sperimentazione ibrida, quindi abbiamo utilizzato dei sensori di gioco per creare un modello 3D in tempo reale delle persone, visualizzarlo e inviarlo loro via posta elettronica sostanzialmente, quindi ognuno ha la sua anima digitale alla fine dell'experience. E cosa si scopre nell'anima digitale? Insomma, come tutto ciò potrà influenzare anche la comunicazione? Oggi si parla appunto di design, cosa c'entra e che ruolo ha? La progettazione per noi è il modo con cui trovare la creatività corretta, quindi liberi ma utilizzando degli schemi. E in casa Soul Designer, insomma, questa progettazione che aiuta a trovare la creatività corretta, in cosa si è esplicata ultimamente? Ma ultimamente abbiamo, parlando di eventi, quindi qualcosa di più convenzionale, ma sempre cercando di andare a rompere un po' lo schema, quindi lavorare in ambito non convenzionale, sempre con la tecnologia, ci siamo occupati del lancio della stagione motori di Sky Sport, due eventi, uno a Milano e uno a Roma, per raccontare in maniera, diciamo, con delle proiezioni immersive il nuovo palinsesto motori e dare un palcoscenico ai protagonisti di Sky diverso dal solito. Quindi guardando insomma questo inizio 2018, come lo vedete? Ma direi abbastanza promettente e sicuramente stimolante. Siamo sempre in cerca di nuove idee e cambiamenti e direi che abbiamo cominciato col piede giusto. I progetti in corso, ci puoi anticipare qualcosa dei nuovi? Per adesso no, però abbiamo dei progetti sul salone e tra pochissimo li annunceremo. Allora ci diamo appuntamento per raccontarli. Assolutamente, grazie.